Doveva essere il momento dei ribassisti e così è stato. Complice i dati dei direttori degli acquisti inferiori alle attese, si sono presi il mercato in mano, i ribassisti stanno spingendo, hanno bruciato il 38,2% di ritracciamento di Fibonacci e puntano evidentemente al 50%. Stiamo vedendo quindi la loro forza espressa sul mercato. Intanto ben ritrovati a tutti gli spettatori di Classe NBC, ben ritrovati in particolar modo a tutti i trader. Certo, dopo la discesa cinese molte cose sono cambiate sui mercati, stanno cambiando. Cercheremo di capire se si tratta di indicazioni di medio periodo. Accanto a me c'è Angelo Ciavarella di AFX. Buongiorno a te, Angelo. Buongiorno a te, Giuseppe, da spettatore di AFX. E poi collegato con noi c'è Enrico Lanati. Enrico, mi senti? Sì, buona giornata a tutti. E Gianvito D'Angelo. Gianvito. Sì, Giuseppe, buongiorno a tutti. E tu sei stato durante le vacanze, non c'eri, quindi non ti sei perso tutto il ribasso, adesso si stanno facendo vedere i ribassisti come si mettono all'opera, diciamo. Quindi stai avendo un assaggio della forza dei ribassisti, una bella price action da sell off questa mattina. Allora, io partirei però subito da Angelo Ciavarella, perché cerchiamo di capire quali sono le argomentazioni in campo. Abbiamo avuto questa discesa forte e quindi c'è una revisione al ribasso della crescita globale. Questo fa rivedere le stime degli utili e quindi ci sono rischi più verso il basso che verso l'alto. Tecnicamente abbiamo fatto questo minimo molto, molto basso. Argomentazioni dei rialzisti è che comunque i PE sono molto bassi, cioè questa discesa di mercati non è stata da uno scopo, da un eccesso di euforia, perché grosso modo eravamo su PE inferiori a 20, sì. Addirittura la Cina sta circolando con PE intorno a 7, Hong Kong a 13, credo che sull'S&P 500 non si va oltre 14, quindi non c'era euforia sui mercati, però c'è una revisione al ribasso della crescita globale. Finché questa revisione sarà in piedi, finché questa revisione della crescita globale persisterà, noi la violazione dei massimi ce la scordiamo, Angelo? Nel breve mi sembra che il quadro tecnico sia mutato in maniera anche piuttosto violenta e repentina, sia per gli indici europei, sia soprattutto per l'America, che ricordiamo dal 2009, marzo 2009, non ha mai realmente corretto. È il primo anno dopo 6 anni, per l'appunto, che corregge in maniera significativa. Detto questo, i minimi segnati sia dall'America che dall'indice italiano, quota intorno ai 20.000, all'America 1830 e 1850, sono minimi abbastanza importanti. La crescita, mi sembra che in 2 settimane non è che si possa parlare di revisione al ribasso della crescita. Sicuramente la Cina sta rallentando, ma è una cosa che penso i mercati scontassero già in buona parte da luglio, che se ne parlava della crescita, diciamo, meno marcata, appunto, della Cina. I dati che stanno uscendo anche oggi stesso in Europa mi sembrano comunque positivi sui dati della disoccupazione sia in Italia che per appunto ci hanno rovinato la festa, perché oggi abbiamo fatto una disoccupazione di nuovo scesa al 12%, contro l'aspettativa 12,7, contro il 12,7 atteso 12,7, però chiaramente quindi, i mercati guardano, non è il catalyst evidentemente dell'Italia in assoluto, non è mai stato, non è che lo diventa oggi, però il catalyst in questo momento peccato, sono i mercati però asiatici. In un altro contesto, avrebbe fatto sicuramente bene al nostro indice e ai nostri titoli. Detto questo, anche il dato tedesco mi sembra positivo sulla disoccupazione, che uscita positivo, l'economia tedesca appare e continua comunque a trainare. Chiaro che se dovesse essere circoscritta appunto a questo breve turbolenza dei mercati finanziari e fermarsi lì, la crescita economica, ricordiamo il PIL americano più 3,7, soltanto in seconda lettura qualche settimana fa, comunque da delle notizie positive. Sinceramente mi sembra sui massimi del PIL americano sembra più un momentum negativo al momento che non inficiare i fondamentali delle azioni soprattutto europee, che se ricordiamo siamo ancora sotto quantitative easing e continuerà almeno fino a settembre anno prossimo. Quindi io sfrutterei ulteriori ribassi come prevedibili, anche perché vedendo la forza dei venditori immagino che continueranno a esserci dei giorni di sofferenza, comunque continuerei a rimanere positivo sull'equity. Enrico, stavi aspettando il ribasso e adesso la discesa c'è stata, ti ha convinto, ti convincono oppure no? Perché poi di solito i movimenti di correzione sono fatti in 3 movimenti, quindi ci dovrebbe essere un ulteriore allungo rialzista, anche se la struttura è cambiata di medio periodo.
Ma guarda, io sono convinto che invece, sai, quando i mercati scendono, generalmente scendono con maggiore forza, quindi l'idea che mi sono fatto è che possa continuare a scendere e non sia assolutamente finita qui. Io penso che i livelli di minimo che abbiamo visto nelle settimane scorse, cioè nella settimana scorsa, li rivedremo, quindi io sono convinto che ancora un migliaio di punti possano essere fatti. Quindi ti aspetti, scusa, perché è importante quello che ti stai facendo, un'affermazione abbastanza schierata, e cioè stai dicendo che secondo te andremo a testare i nuovi minimi a 20.000? Quantomeno facciamo un test a 20.000, no? In quell'intorno, comunque tra 20.000 e 20.500, io penso che potrebbero arrestarsi in prima fase intorno a 20.500, poi un test a 20.000 potrebbe essere fatto, però vedo questi 1.000 punti da 21.500 a 20.500 piuttosto facili da raggiungere, cioè li vedo questa accelerazione. Sono 1.000 punti, sono 1.000 esatto. Punti, non è poco, esatto. Non è poco. Allora, Gianvito. Eccoci Giuseppe. Ti sei sbloccato? Questa discesa? Dopo varie sedute della Cina a meno 7, meno 8, bisogna un attimo riprendersi anche psicologicamente, perché un pochino non me l'aspettavo, ti dico la verità, sì. avevo lasciato il FTSE MIB, che aveva generato comunque sia dei minimi più alti, aveva comunque fatto, ti ricordi, sì, tutta la ripresa rispetto agli shock, sì, greci che c'erano stati in quei due weekend, sì, e quindi in qualche modo la situazione non sembrava in qualche modo compromessa. Adesso sono d'accordo sia con Angelo, che appunto parlava in generale appunto di un mercato comunque non così negativo dal punto di vista, diciamo, dei fondamentali, perché comunque sia la situazione non è certo peggiorata nelle ultime due settimane, perché in qualche modo la Cina noi avevamo già comunque incorporato nell'andamento dei, sì, nostri indici comunque la possibilità che la Cina non potesse crescere sempre a due cifre, e dall'altra sono d'accordo anche con Enrico quando dice appunto che il mercato in qualche modo debba andare a farlo di test dei minimi. Il mercato sta generando dei minimi di swing più bassi, quindi l'idea è che il mercato in qualche modo possa generare massimi di swing più bassi dei precedenti, quindi il fatto che vada a 24.000 non viene al momento preso in considerazione, e c'è da notare che i vecchi supporti stanno provando a diventare delle resistenze, per cui l'idea è che il mercato possa riandare a testare tutta quell'area compresa fra 20.009 e 21.000 punti, quindi mi aspetto un minimo di swing. Va bene. Vediamo poi se riusciamo a mettere a piazzare una strategia, a delineare quanto una strategia. Una su euro sterlina l'aveva già dichiarata Enrico. Ci vediamo dopo la pubblicità e continueremo questa discussione guardando sempre i mercati in tempo reale. Shanghai perde il 3,73 e anche la chiusura di Indiana, il Sensex scende a meno 2,1%, non ha chiuso ancora la borsa indiana. Moncler perde meno 5 in questo momento, l'Eurostox il 3,1%, quindi giornata da sell off. Ecco, borsa di Shanghai ha chiuso in calo dell'1,2%, è arrivata adesso la chiusura in questo momento della Cina. Tra l'altro la Consob cinese ha suggerito alle aziende di comprare e fare buyback azionari quando le azioni hanno raggiunto dei minimi abbastanza significativi. E qua le stanno provando di tutte, cioè il buyback, le iniezioni di liquidità, anche se oggi People Bank of China ha drenato parte di 150 milioni di yuan di liquidità a fronte di un'altra emissione di liquidità. Però il sentiment che arriva, diciamo, sì, il messaggio che arriva è che la Cina le sta tentando tutto per tenere alto l'indice azionario. E non funziona, ma non funzionerà mai. In realtà tutti questi sono artifici contabili per mantenere i corsi azionari molto elevati. Un numero però su tutti: nel 2014, l'ultimo anno e mezzo, la borsa cinese comunque rimane fortemente positiva. Quello che adesso è successo è che negli ultimi 3-6 mesi la borsa cinese ha fatto dei numeri stratosferici, che oggettivamente ha portato il PI a 60 volte gli utili. Quindi è chiaro che un attimo gli investitori si sono evidentemente spaventati di questa pura bolla che c'era e hanno iniziato a vendere. Attualmente i prezzi
inizia a diventare quasi interessanti per molte società cinesi. Quello, la realtà è che il governo cinese, che è intervenuto anche in maniera molto, diciamo, aggressiva per cercare di fermare questo deflusso dell'azionario, ma come si è visto non ha funzionato, perché alla fine gli investitori, quando decidono di dover liquidare delle posizioni, comunque escono qualsivoglia sia l'atteggiamento delle autorità del posto, mi dubito che abbiano qualche altra efficacia. Quello che potrebbe succedere in realtà è che a un certo livello di prezzo potrebbe attirare gli acquisti, perché con dei price earnings molto bassi, soprattutto su alcune società che comunque scontano utili decisamente buoni, potrebbe essere interessanti gli acquisti. Ma non hanno mai funzionato gli interventi da parte dello Stato, o a meno che non ci siano delle banche centrali, ma che chiaramente difficilmente intervengono sui mercati azionari direttamente. Bene, Enrico, allora ieri ci avevi proposto euro sterlina, però qui il giornalista l'ha vista giusta, perché l'idea è che se le borse scendevano, come tra l'altro tu ti aspettavi, l'euro sterlina saliva e abbiamo raggiunto i livelli di stop. Ne vale la pena rientrare secondo te o la smontiamo questa operazione? Euro sterlina. Io ve la farei vedere graficamente se possibile. Sì, vai, guarda. Enrico. Al momento come prezzi, insomma, siamo comunque sotto i massimi che avevamo raggiunto con il primo problema cinese. Io sono dell'idea che se si vuole mantenere la posizione nel medio termine, io sono comunque convinto dell'idea che si possa mantenere questa operazione, nel senso che io penso che tornerà nel giro di comunque qualche tempo intorno a 0,70 e anche più in basso. Quindi per chi vuole fare un'operatività di medio termine è assolutamente da mantenere. Chi fa intraday, ovviamente in una giornata dove le borse hanno già perso molto e probabilmente potranno perdere ancora durante il pomeriggio, sicuramente non è proprio il momento migliore per vendere. Senti, tu avevi lanciato come entry price, come prezzo d'ingresso 73,02. Se dovesse scendere sotto 73,02, conviene rientrare in short, oppure sì oppure no? Secondo me, se uno vuole mantenere la posizione per un po' di tempo, la cosa migliore è rientrare comunque da questi livelli, perché non abbiamo rotto i massimi precedenti, c'è stato uno spike a 73,70, però di fatto diciamo è ancora... Quindi è ancora cambiamo buono. Il prezzo d'ingresso? Sì, possiamo rientrare ai livelli attuali e secondo me mantenere la posizione. Ok, lo stop dove lo mettiamo a questo punto? Sopra i massimi registrati alla fine del mese di agosto? Sì, 24 sì, di agosto, credo il 24 di agosto, quindi la giornata del crack, della discesa del sell-off cinese. Esatto, perché semplicemente quando ci sono stati questi crack, diciamo, quando ci sono state queste variazioni molto forti in negativo sull'equity cinese, poi in realtà le banche, diciamo l'Inghilterra, la Bank of Japan e anche la Fed hanno reagito in maniera un po' più veloce rispetto all'Europa, e tant'è vero che l'euro si è apprezzato nei confronti di tutte queste valute. Il target dove lo mettiamo? Il target, se vogliamo mantenere la posizione per discreto periodo, secondo me è ben sotto 0,70, cioè secondo me andremo a fare nuovi minimi su questo cross, quindi non penso che sia assolutamente finita. Se vogliamo mantenerla per qualche giorno, un target potrebbe essere 0,72. Va bene, sei ancora convinto di questa strategia? Grazie Enrico, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Gianvito. Eccoci. Allora, passiamo un biglietto a mercato? Lo passiamo, stavolta lo passiamo. Dai, vai. Allora, la cosa interessante è che oggi, ovviamente essendo il primo giorno del mese, c'è uno strumento che è il Bund, che è andato, come dico sempre io, a pizzicare direttamente i minimi del mese precedente, quindi di agosto, e il mercato al momento sta provando un'inversione. Infatti questo è molto chiaro se mettiamo il grafico sul time frame mensile, ma ripeto, si vede che ovviamente anche sul daily, e quindi il long, o diciamo il segnale è entrato da qualche tick, però comunque sia è sempre sostenibile, perché basta mettere lo stop sotto il minimo del mese del mese attuale, perché il mercato è andato un tick sotto e volendo entrare anche sui livelli attuali, quindi al momento il mercato sta quotando 153,12, lo stop ovviamente andrebbe sotto 152,65, che è appunto il minimo che il mercato al momento ha fatto. Sembra proprio una dinamica di inversione che dovrebbe comunque portare ad un profit potenziale almeno uguale al rischio che al momento ci stiamo assumendo. Allora ripetiamo l'operazione con dei dettagli, quindi il prezzo d'ingresso long su Bund, sostanzialmente, perché il mercato è andato a
a sporcare i minimi del mese precedente, quindi long ai livelli attuali, anche ripeto se andava preso qualche tick più in basso, okay. E sotto 152,65 che al momento sono i minimi attuali del mese di settembre. Allora, lo stop a 152,65? 65, sotto 152,65, perché è quello il prezzo che il mercato ha quotato, ha battuto stamattina. 152,65. Quindi è abbastanza stretto come stop. Beh, in realtà si poteva fare anche il target, di meglio, nel senso che il mercato sta quotando decina di tick sopra, ma insomma è ancora uno stop chiaramente sostenibile, soprattutto per chi ragiona in ottica non strettamente intraday. Il target qual è? Il target, abbiamo detto, il primo target normalmente lo poniamo sempre uguale al rischio, quindi se io rischio 40 tick, normalmente quando il mercato mi dà 40 tick di guadagno, lì dovrei liquidare almeno parte della posizione. Quindi 154? Lo strumento con cui vado a quotare, se entro su future, se entro su CFD, insomma dipende un attimo dallo strumento che sto utilizzando, però normalmente bisognerebbe fare così. Quindi a quel punto, alzando lo stop, un altro target si può andare a individuare sul massimo del mese precedente. Quindi che diciamo sarebbe? Che il mercato nel dei casi dovrebbe dare come target un'area intorno a 156. Questo è 156. Il primo target vero del Bund. Quindi 154,40 è il primo, 154 abbiamo detto è 10, sono i livelli attuali, più 40 sono 154,50 il primo target e 156 il secondo, corretto? Sì, esatto. Ti faccio un'obiezione, però siamo in chiusura. Il mese precedente è leggermente più alto, quindi ci fa tutto come target. Siamo in chiusura, ti faccio un'obiezione. Se arriva la terza ondata rialzista sul mercato, e anche ipotizzando che sul medio periodo il quadro tecnico è cambiato, sull'azionario, e il Bund potrebbe tendere a scendere e quindi saltare l'operatività. L'idea però che hai 40 tick, secondo te ti mette al riparo da questa ipotesi? Quindi abbiamo fatto salita, discesa. Considera che un movimento di 40 tick sul Bund può essere tranquillamente scorrelato anche dall'azionario, nel senso che è un movimento che il mercato può fare anche in un solo giorno. Quindi diciamo, oltretutto diciamo, noi stiamo entrando tecnicamente a un livello un pochino più alto di quello a cui dovremmo, ma insomma ripeto, mi sfumano. Non è un problema. Mi sfumano Gianvito. Grazie per essere stato con noi, Gianvito. Grazie a te, Giuseppe. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità. E poi rientriamo, Angelo rimane con noi perché c'è Global Market.